tutte bellissime, le modelle che hanno partecipato al World Top Model e hanno sfilato al The Village di Torre dell'Orso, raggianti e piene di speranza quella di conquistare la fascia più ambita, in cento davanti alla giuria composta da professionisti del mondo della moda e da presidenti delle agenzie più prestigiose al mondo. La vincitrice rappresenterà l'Italia al World Top Model dal 4 all'11 novembre, nella grande finale ospitata su una nave da crociera. Le finali nazionali del concorso internazionale World Top Model negli anni si sono svolte in circa 60 paesi del mondo, sempre sotto l'attenta regia di Fiore Tondi, produttore del concorso, che ha anche ideato un'accademia estiva gratuita per modelle aperta a ragazze del concorso provenienti da tutto il mondo, come sempre una possibilità di crescita a livello professionale. Alla base di World Top Model i valori della stima, del rispetto per la donna e dell'amicizia. È un percorso che noi gratuitamente regaliamo a tutte queste bellissime giovani modelle, anche perché cerchiamo di regalare i loro sogni, loro ci portano la loro bellezza, la loro gioventù, noi portiamo la nostra esperienza, i nostri contatti e soprattutto una grande professionalità, dove la base importante è stima e rispetto della persona. È fondamentale, anche perché noi questa sera portiamo avanti il progetto Rispetto per la donna, e questo è il nostro, la nostra priorità in assoluto, non solo mia ma di tutte le mie ragazze. Perciò l'obiettivo principale è regalare a tutte queste giovani modelle un bel sorriso e un successo per tutte.